Bentornate e bentornati qui su Heller Channel. Benvenute e benvenuti se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi inizia un altro weekly vlog. Per cui se volete sapere che cosa succederà durante questa settimana eccezionale insieme a me, ovviamente non dovete fare altro che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora raga, sto andando a fare il trattamento del NIR e oggi dovremmo registrare con tutte le vostre domande che mi avete fatto su Instagram. Già sono tantissime domande, non vedo l'ora di leggerle tutte e di rispondervi insieme alla ragazza, insomma, che mi segue. E niente, ci vediamo lì. Io adesso scappo in macchina. Ciao! Allora raga, c'è talmente tanto sole che non riesco a vedere niente di quello che sto registrando. Comunque sono arrivata anche in ritardo. E niente, quindi adesso andiamo. Non ho trovato neanche parcheggio, l'ho messa in una specie di divieto di sosta dall'altra parte e quindi non so neanche da che parte devo entrare per arrivare. Non so neanche se sto registrando in realtà. Sì. Ok, quindi la galleria dovrebbe essere questa. Sempre se riesco a uscire da questo parcheggio. Ok, la galleria è questa, credo. Forse sì. Dovrebbe essere questa. Io sono un tuo fan. Ti ho portato un regalo. Sapevo che passavi di qua oggi e ti ho fatto la sorpresa. Scusami. Ciao, tanto. Grazie. Sto vloggando. Vuoi? Se mi vuoi far vedere. No, se tu vuoi. Sono il fortunato tra tutti i ragazzi. Ciao ragazzi. Sono il più fortunato del mondo a conoscerla di persona. Grazie. Ciao. Ma sei venuto qua perché sapevi che ero qua? No, perché ho visto i tuoi video. Io ti stavo qua, ci venivi a farti bella. Anche se lo sei già. Grazie. Anche se lo sei già, senza farti. Ti ho portato anche un regalo. Fatto da me. Cos'è? Sono due quadri fatti da me. Aspetta. Come ti chiami? Io. Aspetta. Io. Posso dirti Mr. Sì, Mr. Kid? Vieni di qua, Mr. Kid. Mr. Kid. E mi segui su YouTube? Sì, sì. Ok, a posto. Allora, niente, Mr. Ciao, Kid. Ciao ragazzi. E cosa mi hai portato? Un bel regalo. Ma poi lo posso, poi lo apro. Sono emozionatissimo, perché davanti a te l'uomo si scioglie completamente. Anch'io mi emoziono quando succedono queste cose. Ma posso aprirlo a casa? Non vuoi. Facciamo uno spacchettamento qua con gli altri? Non vuoi. Così vi faccio vedere, ma quindi mi hai detto che sei un artista? Sì. Ok, Mr. Kid è un artista. Sì, perché poi c'è Mr. X, io sono Mr. Kid, l'ho preso dall'uomo tigre. Ah, vengo studiato dall'uomo tigre. Raga, non ci posso credere. Devo avvicinarmi? Sì. Ma come siamo belli. Ciao, io vengo male. No, vabbè, tutti vengono bene con me. Dai, ma ti ringrazio. Ma sono, è enorme. Esatto, è un po' praticamente pesante, è un... Sono due tavole, sì, una sì, tavola. Sì. Aspetta che c'è il vetro. No, mio Dio. Allora spengo qua e prendo, perché sennò faccio cadere, faccio danni io. Allora, io sono arrivata qua al centro e adesso vado dentro alla stanza dove c'è Alessandra che ci aspetta con il NIR e le farò tutte le domande che mi avete fatto voi sia su Instagram sia qui su YouTube e poi pubblicherò questo video anche su Instagram, per cui seguitemi. Ciao, eccoti. Eccoci qua. Buongiorno a tutte. Allora, vi presento Alessandra. Io sono Alessandra, piacere. E vi presento il NIR. Ecco, è lui. Così almeno facciamo le presentazioni esatto. Complete. Allora, questa è la stanza, ve la faccio vedere. In realtà abbiamo spostato il lettino. Lì c'è la mia borsa e lì c'è la poltrona, fighissima. L'attacca panni per i vessiti, il lavandino. Quindi così facciamo vedere tutto. Allora, Alessandra, mi hanno fatto un po' di domandine. Sì. E allora,
ti faccio delle domande per tutti, okay, e poi rispondiamo a delle domande particolari. Ok. Allora, la prima domanda che mi fanno e che vogliono sapere è: quanti trattamenti sono necessari per vedere un risultato definitivo? Ok, allora, innanzitutto rispondo a questa domanda dicendo che consiglio spesso a tutte, insomma, di fare prima la consulenza, in modo tale che posso gestire anch'io il tipo di trattamento. In questo caso è vero che stiamo parlando del MIR, però il numero di sedute. Generalmente però per quasi tutti, tutte le ragazze che vengono da me, dopo un paio di sedute comunque si inizia già a vedere un buon risultato. Confermo. No, confermo, perché insomma io ne ho fatte quattro, per cui posso già confermare. Allora, la seconda domanda invece è relativa, classica, all'investimento e ai costi. Ok, perfetto. Allora, il costo varia a seconda delle zone che decidiamo insieme di fare e varia dai 150 ai 250. Ma se venite a nome di Heller, vi posso fare una scontistica speciale, particolare, anche con un pacchetto. Un pacchetto significa più sedute? Esatto, sì, possono variare dalle 5 sedute fino alle 7-8 sedute. Ma in 8 sedute si trova un risultato, insomma, abbastanza definitivo, qualcosa di importante? Esatto, o... assolutamente sì, per quello dico sempre, consiglio di venire direttamente in istituto in modo tale che posso un attimino anche io gestire il pacchetto, insomma. Allora, un altro profilo che si chiama Girls on Fire, mi pare, okay. Che è un profilo che in realtà sono andata a guardare, c'ha cioè, tutte le modelle, così. Oh, wow! E mi chiede, fa male? Cioè è doloroso, è un trattamento doloroso? Ok, assolutamente no, anzi è molto piacevole perché è una fonte di calore luminosa e che emana caldo, calore. E in estate fa troppo caldo? Assolutamente no, viene, anzi, comunque ripeto, è molto rilassante, quindi va bene sia nella stagione più calda sia nella stagione più fredda. Confermo, perché io lo sto facendo. Siete ed è, esatto, è super rilassante. Io intanto sono qua dietro e spiego anch'io, però tanto la voce la sentite. Oltre a essere super rilassante, il caldo non dà assolutamente fastidio, anche perché comunque qua c'è l'aria condizionata, per cui, e poi anche quando vai fuori hai un senso di leggerezza incredibile alle gambe, per cui non dà assolutamente fastidio. Un'altra domanda che mi hanno fatto è se il centro è solo qua a Milano o avete altri centri in Italia? Allora, noi parlo a nome di Beatrice di Taranto, di Core Clinic, siamo solo ovviamente a Milano, però Alma Lasers ovviamente si può trovare in tanti altri posti d'Italia. Allora, un'altra domanda un po' particolare, arriva da una ragazza che ha uno shop. Okay. E questa, lei mi chiede se è necessario fare una dieta specifica per poter fare questo trattamento. Ok, allora, generalmente non si richiede di fare una dieta specifica perché lui comunque non è stato studiato per come macchinario dimagrante. Però va ad agire sull'acqua, quindi vuol dire sulla ritenzione idrica e sulla lassità cutanea piuttosto che sulla cellulite. Ovvio che consiglio anche io personalmente di avere un regime alimentare corretto, ecco, questo è il termine giusto, di avere un'alimentazione corretta. Io comunque vi consiglio lo stesso di poter venire a visitare il centro e non solo, ma di fare una consulenza per saperne un po' di più e anche io per poter gestire al meglio il vostro trattamento e il percorso da dover eseguire. Allora, aggiungo due cose io. La consulenza che fanno con te è gratuita. Assolutamente sì. E durante la consulenza tu saprai dare dei dettagli un po' più specifici riguardo alla quante sedute sono necessarie per ogni singolo caso, perché giustamente io non sono come un'altra persona. Quindi anche eventualmente all'investimento che è richiesto, perché giustamente se uno deve fare 4 sedute è diverso che se ne deve fare 8, sì. Ok, e quindi praticamente tu tutte queste informazioni specifiche le puoi fornire durante questa consulenza, che è comunque totalmente gratuita. Esatto, e lasciamo qua sotto, qua vi lascio il numero di telefono, così parlate direttamente con lei, che si chiama Alessandra, ok, che vi può dire tutte le cose. Ti chiedo le ultime due domande, certo, che strane che mi hanno fatto, perché le altre bene o male sono tutte. Allora,
Da una parte mi chiedono se si può rateizzare. Ok, allora assolutamente sì, ovviamente in base al tipo di pacchetto che si decide di fare insieme. Noi abbiamo anche una finanziaria, costi ovviamente zero, cioè senza nessun tipo di interesse, potete tranquillamente pagarlo con questa finanziaria che siamo collegati appunto noi dell'istituto, o se no possiamo tranquillamente parlarne insieme. Qualora dovesse venire a fare una consulenza, cercherò di venirvi incontro in qualche maniera, per quello non è un problema. Ok, ogni seduta più o meno quanto dura a livello di tempo? Allora, dura da un minimo di 40-45 minuti a un massimo di 60, anche un poco più di 60 minuti. Ed eccoci qua, Ale, l'ultima domanda. Vai. Ci sono controindicazioni? Allora, le uniche controindicazioni, diciamo così, è ovviamente se state allattando, se siete in uno stato di gravidanza, o se avete subito degli interventi importanti. Queste sono le cose più importanti. Per il resto non ci sono controindicazioni, assolutamente no. Va bene Ale, grazie mille. Grazie a voi. Mi raccomando, telefonate. Vi aspettiamo. Oppure potete scrivere in DM su Instagram. Esatto. Ok, quindi su Instagram ci sarà appunto sempre tu, credo, giusto? Sì, sempre Alessandra che vi risponde direttamente, ma comunque chiedete una consulenza perché la consulenza è completamente, totalmente gratuita. Poi se quando venite avete voglia anche di dire che siete arrivate dai social di Heller, vi fanno magari un trattamento ancora un pochettino più speciale, diciamo così. Un occhio di riguardo anche per voi. Esatto, e noi ci vediamo dopo. Grazie mille. Ciao. Un bacio a tutti. Ciao, grazie. Oggi bella giornata, eh? Finito il caffettino, dopo si parte per casa. Allora raga, sono appena tornata a casa e voglio fare ancora due parole con voi riguardo al trattamento anticellulite. Perché? Perché molte di voi mi scrivono che vorrebbero fare un trattamento definitivo, un trattamento di questo genere, un trattamento che davvero desse una forma alle gambe, e non si fidano magari ad andare, non sanno come, cosa chiedere, eccetera. Io vi dico, in questo caso non ci perdete niente. La prima consulenza è gratuita, quindi andate e male che vada vi spiegano in maniera molto dettagliata qual è la vostra situazione, cioè qual è il vostro punto di partenza. Poi deciderete insieme alla persona che vi farà la consulenza, di solito appunto è Alessandra, deciderete se vi servono 2 sedute, 4, 8, insomma vedrete un po' voi. Inoltre, se venite dall'Air Channel, mi ha veramente promesso lei che farà un trattamento particolare, che insomma vi verrà incontro il più possibile. Ovviamente non mi poteva dare un'idea fissa, perché appunto, ripeto, ognuna di noi ha bisogno di cose specifiche. In questo caso purtroppo non si tratta di un prodotto che quindi tu dici ok, questo prodotto ti faccio una scontistica di 10 euro. No, in quel caso si tratta di una consulenza specifica che individua un problema specifico, che avrà bisogno di una risoluzione specifica, e quindi magari avrà bisogno di più sedute o meno sedute a seconda di quello che è appunto il vostro punto di partenza. Come lei vi ha detto, dopo 2 sedute già si iniziano a vedere i primi risultati. Io ne ho fatte 4 e vi garantisco che si vedono molto i risultati. Inoltre vi dico quello che era il mio problema, oltre che la cellulite, che nel mio caso si vede ancora di più perché io ho una gamba svuotata dai vari dimagrimenti, per cui si vede ancora di più la mia cellulite rispetto che una gamba piena. Oltre a quel problema lì, io ho anche un problema di lassità, perché appunto essendo dimagrita tanti chili, i miei chapet scendono. Per dirla in parole simpatiche ed eleganti, ma comunque ho un problema di lassità dei tessuti che mi piacerebbe risolvere, e si risolve solo con lo sport. Lo sport io non lo posso fare
per svariate ragioni che non vi ribadisco adesso, ma credo che oramai le sappiate, e quindi probabilmente questa metodologia per una persona come me che non fa sport, che comunque fa una vita abbastanza sana ma non fa attività fisica e comunque ha dei problemi di lassità oltre che di cellulite, è veramente il trattamento ideale. Inoltre vi ripeto, se passate da LR Channel so che vi tratteranno veramente con i guanti, per cui non posso che consigliarvele. Essendo la consulenza gratuita, ragazze, veramente io più di così non sapevo davvero, cioè, come intercedere, ecco. Quindi assolutamente provate a chiamare il centro. Il centro potete contattarlo tramite telefono, e vi ho lasciato il telefono in sovraimpressione, ma ve lo lascio anche proprio nel box informazioni, e nel box informazioni vi lascio anche il link alla loro pagina di Instagram, anche se non volete perché ve la menate a parlare al telefono. Tanti mi dicono: Eler, ma io al telefono non me la sento perché mi sento a disagio. Ok, allora contattatele con un messaggio privato tramite il link di Instagram, non dovete neanche scrivere un'email, semplicemente entrate nel vostro Instagram e scrivete per prendere un appuntamento per la vostra consulenza, che vi ripeto un'altra volta è gratuita. E basta, io non vi dico nient'altro perché non è che vi devo convincere, però siccome vedo tante persone restie che mi chiedono, mi fanno milioni di domande, ma poi sono restie nel fare un passo, io vi ricordo sempre che la vita è fatta il 10% da quello che ci accade, ma il 90% da quello che facciamo noi, da come reagiamo a ciò che ci accade. Per cui se abbiamo un problema, la cosa migliore non è star lì, lamentarsi, chiedere un milione di informazioni e poi non fare nulla. La cosa migliore è fare un qualcosa per cercare di risolvere questo problema. In questo caso, vi ripeto, la consulenza è gratuita, per cui io sinceramente non vedo proprio il motivo per cui non dobbiate farlo, ovviamente se volete fare qualcosa per migliorare la vostra cellulite, il vostro aspetto fisico. Non c'è veramente niente di male e non andate ad investire nient'altro che mezz'ora del vostro tempo, per cui io davvero vi consiglio di farlo. Detto questo, mi sarò dilungata tantissimo e spero di no, e non vorrei avervi asciugato, ragazze. Ragazze, perché mi riferisco soprattutto alle donne in questo frangente, ma comunque io adesso vado a casa perché sono stanca morta e mi metto insomma a fare tutte le cose che devo fare. Quindi adesso vado a casa, devo anche aprire i pacchetti di Mr. Kid. Mr. Kid, grazie ancora. Ragazzi, io quando mi fermate per strada, e tra l'altro ultimamente ogni volta che esco mi fermate, quindi mi fermate, mi riconoscete, mi fate i regali, io vi ringrazio con tutto il cuore. Purtroppo, purtroppo anche io sono una persona che comunque, per quanto mi vedete spigliata nei video così, però un pochettino, insomma, essere fermati per la strada ti lascia sempre un po' così. Per cui vi chiedo perdono se ogni tanto magari dite: vabbè, ma Eller magari... cioè, se magari vi può sembrare che non mi fa piacere, mi fa piacerissimo, tantissimo, conoscervi, poter insomma parlare anche due minuti con voi, eccetera, eccetera. Quindi vi dico, mi fa veramente molto, molto, molto piacere. E adesso niente, non vedo l'ora di spacchettare i regali di uno di voi, quindi ti ringrazio tantissimo, Mr. Kid, e adesso vado a casa, spacchetto i regali, ve li faccio anche vedere, perché tanto so che poi mi dite: ah, ma come erano, come non erano. Appena arrivo a casa, se spacchetto oggi o comunque quando spacchetto, vi garantisco che in questo vlog ve li faccio vedere. Noi ci vediamo presto, ciao. Buongiorno, oggi è mercoledì e vi devo portare con me a fare un sacco di commissioni. Allora, innanzitutto andremo da Beauty Nail a rifarci le unghiette. Cosa numero due, devo vedere Vanessa e con lei andiamo a due appuntamenti. Il primo sarà Lush e il secondo sarà di Luca Milano. Non mi ricordavo più, ma in realtà ce li ho ben segnati. È che sono veramente un po' stanca in questi giorni. Per cui niente, adesso entro in macchina e ci vediamo dopo. Ciao!
Ed eccomi qua, ora si va a Milano. Unghiette fatte, stupende, bianche come i piedini bianchi. Le fatte corte perché bianche e lunghe, anche no. Già è difficile da tenere il bianco, poi le facciamo anche lunghe. Vabbè, quindi adesso vado a Milano. Vanessa mi sta già aspettando al parcheggio e noi ci vediamo dopo. Ciao! Allora, sono qua con la mia amica Vanessa, che avete visto tipo nell'altro vlog a cena. E lei mi chiede, ma che cos'è il vlog? Catturi i momenti della giornata? Buongiorno a tutti. Guardate com'è bella vestita da mare. Un po' spettinata perché appena ma sei fighissima, vieni benissimo in video. In vlog. Sì, vieni veramente bene. Sì, preferisco i video alle foto in realtà. Beh, anche le foto. Ragazzi, andate a vederla sul suo profilo Instagram. Com'è che è, Vanessa? _Minotti, ve lo lascio nel box informazione. Grazie. Perché è stupenda. E niente, adesso andiamo a fare due giri. Adesso andiamo da Lush, vi faccio vedere Lush. E dopo andremo da Di Luca Milano e vi faremo vedere anche Di Luca Milano. Li portiamo con noi. Sì, questo è il vlog. Okay. Ovvero portarli con noi nella nostra vita quotidiana. Ottimo. A dopo. Allora, siamo arrivati allo spazio. Guardate che bella questa installazione. Scusate. Foresta. Cioè, che figata questa, mi piace un sacco. La vedrei in giardino a casa mia. Cioè, secondo te posso avere una roba in giardino in casa mia così? Certo. Sì. Siamo arrivati! Ta-da! Ciao! Ciao! Ta-da! Che figata! Beh, ma una volta ci beccava e ultimamente non ci becca proprio per niente. Però una volta ci beccava, cavoli. Allora, io super felice e mi sto accostando a una fantastica vasca da bagno! Sì, il mio sogno, raga! Io mi voglio buttare in mezzo, riesco tutta profumata. Rose! Che profumo che viene da qua, mamma mia, che profumo. Dopo ce la prendiamo. Allora, noi stiamo guardando le bombe da bagno perché tra un attimo su questo tavolo faremo le nostre bombe da bagno, non vedo l'ora. Anche io. E siccome sono buonissime, e allora praticamente sarà molto difficile resistere. Guardate qua che burdel che c'è, bellissima sta roba. E ci sta venendo effettivamente voglia di gelato perché c'è un profumo incredibile. Esatto. Quindi non vediamo l'ora che ci diamo. Colori. Esatto. Possiamo farli vedere. Adesso cominciamo da zero. Abbiamo appena fatto la nostra bomba. Com'è stato? Bellissimo. A parte che all'inizio non avevamo capito niente. Sì, ma nemmeno io, che di solito sono sempre molto maestrina, sto attenta. Però ci è venuta bene. Adesso vi facciamo vedere il risultato. Vediamo. La mia si muove dentro, la tua? Anche. Vuol dire che siamo state brave. Profumo? Bubble. Vai, prova del 9 per piano, per vediamo se è compatta. Oh mio Dio, ho paura di farla. È tutta sbilenca ma è compatta. Ok, ora puoi impastare. Sole e vento, la coppiata proprio fantastica, perché non senti il sole, ma c'è. Vabbè, io sto camminando come Paperina per non pestarmi la gonna, perché ho la gonna fino ai piedi, anche se ho i tacchi. Oggi devo andare a fare 1 milione di commissioni, ma prima devo passare a far benzina perché sono in stra riserva. Quindi sono uscita un attimino prima
e poi devo andare in ospedale per fare i miei soliti controlli di sempre. Ve ne eravate dimenticati, ma qua non si scappa. E poi devo andare al saggio concerto di mia nipote, e quindi che fa la scuola di canto, per cui fanno il saggio a fine anno e ovviamente zia in prima fila. Quindi siccome ci sarà da aspettare un po', mi sa che mi fermerò dai miei. Oh. Allora, sto registrando questa clip di sabato perché mi è appena arrivato un pacco di Lily Clot e gli avevo promesso che gli avrei fatto un unboxing e vi avrei fatto vedere i vestiti indossati, le magliette indossate. E allora, Lily Clot è un brand molto carino, molto giovane. Io già è la seconda o la terza collaborazione con loro. La cosa che mi piace sono le magliette, come sono fatte, come sono rifinite, e soprattutto le stampe, perché sono molto molto giovani, ma comunque sono proprio stracomode. E forse, tra l'altro, se ve le ricordate, ci sono due magliette di Lily Clot che sono le mie preferite forever and ever. Una, quella con l'infinito, se ve la ricordate, la indosso spesso anche per realizzare video. E quindi adesso vi faccio vedere delle magliette. Alcune sono, no, una è da regalare alla mia nipotina, per cui ve la farò vedere indossata da lei, e le altre le terrò io. Ok, per cui adesso sposto la videocamera e vi faccio vedere tutto. Allora, intanto ve li faccio vedere così. Praticamente abbiamo questa magliettina che in pratica gliel'ho già fatta provare alla mia nipotina. Un po' gli sta larga, però in realtà questo è un modello comodo perché questo qua si può portare anche a spalla, cioè con la spalla fuori. Allora, io l'avevo scelta per lei perché, come vedete, ha un cavallo e mia nipote va a cavallo ed è appassionata di cavalli, per cui l'avevo scelto per lei apposta. Però la cosa fighissima è il colletto di questa maglietta, che mi piace non tanto ma di più, che praticamente è tutto col doppio orlo. Non so se si vede. Poi è con la scollatura a V, ma anche a barchetta, appunto. Vedete com'è elastica? Quindi adesso gliela faccio provare e ve la faccio vedere provata. Poi queste ve le faccio vedere già impacchettate e le spacchettiamo insieme. Se sentite casino, è mia nipote che si sta cambiando per farvi vedere la maglietta. Allora, questa è un'altra stupenda, questa l'ho presa per me e da mettere con i pantaloncini che avevo preso da Primark. Secondo me è bellissima, e io la cosa che mi auguro è che questi bordini bianchi non vengano, non si mischino con il colore nero, come mi succede sempre quando lavo in lavatrice. Per cui, però questa è veramente stupenda, guardate che bella, cioè l'adoro, con il fiore e il cuore al centro, mi piace tantissimo, mi fa impazzire questa maglietta. Poi ho preso un'altra di quelle magliette che per me saranno le forever and ever, perché io adoro queste magliette di questo tessuto melangiato, vedete che è proprio super melangiato, ha il collo cioè tondo ma bello elastico, le manichine corte e soprattutto questi colori che veramente sono, boh, a me piacciono. Questa dice "Sometimes I talk to myself, then we both laugh and laugh", che significa "a volte parlo con me stessa e poi ci mettiamo a ridere insieme". Vabbè, quindi no, questa è molto carina anche, diventerà un'altra di quelle mie forever and ever perché è proprio dello stesso stile, dello stesso materiale delle altre due che vi dicevo che uso sempre. In ultimo vi faccio vedere una felpa, poi vi faccio vedere le magliette indossate, quindi rimanete lì.
Questa qui invece è una felpa, è stupenda ragazzi, i materiali di Lily Cloth sono veramente fantastici, guardate che bella. Allora, una cosa che mi piaceva era di prendere, era la scritta che dice I get my attitude from my freaking and awesome dad. Ho preso la mia attitudine dal mio, insomma, strambo e super papà. E, vabbè, poi qua lo vedete insieme, insomma, mi piaceva tanto. E poi mi piace l'azzurro, sapete che metto sempre cose azzurre. E poi come felpa mi sembrava molto carina. La cosa che mi piace è che sotto ha un bordo, diciamo così, rifinito solo, cioè non è bordato, è solo rifinito così. E le maniche lo stesso, per cui, insomma, mi piacciono veramente tanto, tanto, tanto. Tantissimo. Allora, raga, siamo arrivati al momento. Sono veramente curiosa e non ho ancora aperto, così vi avevo detto che avrei aperto i quadri che mi ha regalato Mr. Kid, li avrei aperti a inizio vlog. In realtà li sto aprendo adesso perché non ho avuto veramente un minuto da dedicarmi e volevo dedicare il giusto tempo perché non mi sembra giusto, insomma, aprire e abbozzare una cosa così. Per cui, ta-da! Sono due, uno e due. Partiamo dal primo. Innanzitutto il packaging è perfetto, per cui ti ringrazio perché veramente la cura anche nei dettagli. Mi dispiace quasi romperlo perché è veramente talmente carino, quindi grazie mille. E ta-da! Raga, ho paura di quello che c'è dentro, mamma mia, già vedo, è un disegno sicuramente. Faccio vedere. Allora, così lo apriamo insieme. Allora, è un disegno, si capisce che è un disegno. Dietro è stupendo, è proprio incorniciato benissimo. E che bello, mamma mia. È una ragazza con un cane, guardate che bello. Allora, qua c'è il riflesso, però così si vede, non c'è più riflesso. Che meraviglia! Con gli alberi, bellissimo, grazie, grazie mille. Allora, così non c'è più riflesso e adesso apro l'altro, così. Vediamo. Quindi lui è un artista. Ragazzi, mi emozionate quando mi fate i regali, eh? Cioè, io veramente non so cosa dire. Allora, qua la cornice è diversa e il lato è questo. Anche questa la apriamo insieme. Sembra una cosa tipo dei cartoni animati, cioè un disegno proprio tipo Lady Oscar, queste cose qua. Allora, praticamente è una sirena, forse la sirenetta. Non lo so, Mr. Kid, faccelo sapere nei commenti perché vogliamo, cioè io voglio sapere esattamente a cosa ti sei ispirato. Quella forse è Cappuccetto Rosso, mi sa che sono disegni dalle favole e questa potrebbe essere la sirenetta. Vogliamo sapere, almeno io voglio sapere a cosa ti sei ispirato per questi disegni. Quindi fammelo sapere sotto nei commenti. Mi sa che forse lo sto vedendo io all'incontrario perché è incorniciato così. Quindi potrebbe essere così, però a me sembrava al contrario. Comunque, fammi sapere a cosa ti sei ispirato per realizzare questi quadri stupendi che vi faccio rivedere nuovamente. Guardate che belli. E ti ringrazio tantissimo e li appenderò sicuramente, non so ancora dove perché come vedete qua è ancora tutto spoglio, è ancora tutto da fare,
per cui insomma vediamo adesso dove collocarli, però ti ringrazio veramente con tutto il cuore. Adesso vi faccio vedere altre cosettine che sono arrivate un po' dai brand. Arriviamo a Lush. Allora, siamo andati al, come avete visto, siamo andati al fuori salone, all'evento di Lush, dove praticamente ti facevano fare le bombe da bagno. E mi hanno lasciato queste cosine. Questa è la mia bomba da bagno che avete visto, per cui non so neanche ad aprirla perché poi tutta la polverina cade. E poi mi hanno lasciato due cose fantastiche. Sempre i packaging sono sempre nudi, perché quella era proprio la giornata del Get Naked, quindi dei prodotti che nascono e vengono venduti senza packaging o comunque con packaging riutilizzabili, quindi per evitare lo spreco di plastica o comunque materiali. E mi hanno dato questo, che è uno shampoo solido alla cannella. No, questo è il balsamo. Allora, partiamo dallo shampoo, che è uno shampoo solido alla cannella. Guardate che bello. Guardate che figata. È stupendo. Lo adoro. Profuma di cannella. E praticamente è contro il sebo in eccesso. È un regolatore di sebo. E lascia i capelli morbidi e lucidi. Io non vedo l'ora di provarlo perché questo sinceramente non l'ho mai provato. E poi mi hanno lasciato questo, che praticamente è un anche questo è un Get Naked, quindi fa parte della collezione senza packaging, ed è un balsamo alla fragola. Per cui qua c'è un profumo, raga, che si muore. Per cui praticamente è questo balsamo che ti lascia i capelli profumati alla fragola. Anche questo solido, anche questo appunto no packaging. E non vedo l'ora veramente di utilizzarli perché mi ispirano tantissimo. E questa è la bomba da bagno, che l'avete già vista perché l'abbiamo fatta insieme. Poi, sempre di questa settimana, siamo andati da Di Luca Milano. Ve lo ricordate, che ha presentato la nuova linea viso. Per cui io adesso apro il pacchettino che mi hanno lasciato e dentro dovrebbero esserci proprio i prodotti, i nuovi prodotti viso della linea. Quindi guardiamo insieme. Esatto, allora. E c'è questo che è l'olio detergente, ragazzi, per la doppia detersione. Quest'olio va utilizzato dopo aver tolto il trucco. Quindi una volta che ci si è struccati, la prima parte della detersione è quella che va a rimuovere definitivamente il trucco e va praticamente a pulire in profondità i pori della pelle, e normalmente è una detersione oleosa, per cui non vedo l'ora di utilizzarlo. Voi sapete che io faccio la doppia detersione e non solo, ma cioè sono proprio fissata con la doppia detersione, per cui questo è un olio mandorle dolci, olio vinaccioli e olio di argan. Fantastico. Dopodiché c'è questo latte detergente, ovviamente per rimuovere il trucco, ragazzi. Io ve li cito, insomma, man mano che escono, ok? Quindi, olio detergente, questo qui è un estratto di arnica, estratto di avena e vitamina E. Allora, l'estratto di arnica aiuta sicuramente contro i rossori e aiuta a disinfiammare i tessuti. Anche se avete tipo dei lividini, qualsiasi cosa con l'arnica, ragazzi, si mette a posto tutto. L'estratto di avena, che va sicuramente a ammorbidire tantissimo la pelle, e la vitamina E, che è indispensabile per la nostra pelle. Dopodiché, questa è una mousse detergente invece, praticamente anche qui estratto di arnica e ginseng, quindi per calmare ma anche rigenerare. E calendula e edera, fantastico, ragazzi, questo non vedo l'ora di provarlo. È una mousse detergente, quindi si utilizza prima l'olio e dopo la mousse per andare a levare praticamente lo strato appunto d'olio, che sennò non farebbe respirare la pelle, e soprattutto per andare a pulire definitivamente in maniera delicata il viso. E vediamo l'ultimo prodotto, invece è il gel detergente. Questi due prodotti sono intercambiabili, vale a dire che o utilizziamo la mousse o utilizziamo il gel. E questo è con acido glicolico al 2%. Quindi questi sono tutti i prodotti della linea viso. Io non vedo l'ora di incominciare a utilizzarli perché sono super curiosa, e soprattutto perché ho già provato il loro acido ialuronico ed è veramente top. Per cui, insomma, questi. Poi sapete che io e la detersione, quindi sono proprio i prodotti per me, giusti per me, ecco. Quindi grazie Di Luca Milano. Adesso io vado in centro a tre eventi
e ho deciso che oggi vi porto con me, quindi il vlog lo monto direttamente domani mattina o stanotte, però voglio portarvi con me anche agli eventi, quindi ci vediamo dopo. In ultimo, ma non per importanza, vi faccio vedere cosa mi è arrivato da Amazon, che come sapete io prendo lì anche alcune cose da mangiare. In questo caso si tratta delle cose per la colazione, ogni volta faccio scorta perché su Amazon le pago di meno, più o meno il 15% in meno rispetto che nei supermercati, e purtroppo nei supermercati non trovo mai tutti questi tre prodotti nello stesso supermercato, per cui teoricamente per averli tutti e tre dovrei girare tre supermercati, per cui in pratica oramai mi sono abituata, li prendo da Amazon, mi arrivano direttamente praticamente a casa, e quindi niente, adesso vi faccio vedere. Chi mi conosce li conosce già questi prodotti, sono prodotti che non hanno zuccheri o perlomeno hanno una ridottissima quantità di zuccheri, i carboidrati che hanno sono praticamente polioli, per cui vanno benissimo per chi fa le diete, e le diete diciamo low carb o senza zuccheri, ovviamente non vanno bene per chi fa la keto perché hanno le farine, quindi ve lo dico, però per me sono top, quindi ho preso 4 pacchi di questi biscotti cereal senza zucchero fior di cacao, poi ho preso 4 pacchi di sempre cereal, perché è questo, il brand è questo, che è pazzesco, senza zuccheri anche questi, sono mini cake al cioccolato, e poi ho preso, lì c'è mia nipote che sta cercando di farsi vedere senza che io la veda, ma io ho 100.000 occhi. E poi ho preso sempre mini cake al gusto limone, sempre appunto di cereal. E di questo brand ci sono anche tutti quelli senza glutine, insomma tutti quelli. Non ho una collaborazione con cereal, ma se cereal vedesse questo video e volesse darmi una collaborazione, più che volentieri, perché praticamente io faccio colazione oramai solo ed esclusivamente con questi e anche Mr. X. E quindi niente, secondo me questi sono prodotti super super sani, li prendo, ripeto, da Amazon. Mi arrivano, tipo li ho ordinati la mattina, mi sono arrivati entro le 22, quindi mi arrivano ordinati la mattina, anzi mezzogiorno, mi sono arrivati la sera, e li pago di meno, non devo girare tre supermercati diversi per averli tutti e tre, e sono contenta. Intanto mia nipote se ne sta mangiando uno al limone. Noi ci vediamo, noi ci vediamo tra poco, perché proprio andremo ad uno degli eventi del Fuori Salone, tra gli altri anche a quello di Amazon. Ciao. Raga, siamo arrivati, puoi far vedere il gelato, abbiamo preso un gelato e niente, adesso giro la videocamera e vi faccio vedere, verremo ad un evento di Pigna presso il circolo filologico di Atletici. Guardate che bello, stupenda l'entrata. Eccoci qua, arrivati. Praticamente ci sono queste nuove stampe. Siamo da Pigna, anzi P di Pigna. E l'installazione è di Matteo Ragni. I designer sono loro. Nell'evento chiaramente è Olimpia Zagnoli. Ok, che è fantastico, esatto. Mi piace un sacco. Fatto con Gio Ponti, Enzo Mario, Olivetti, Bella Coppia e Nero Oriente. E niente, praticamente sono tutti taccuini. Sono sia righe e senza righe. Esatto. Liberi. Allora. Molto molto carini. Sì. E qui siamo praticamente dentro al centro filologico, guardate che meraviglia. Tra l'altro, se vi ricordate, non so se vi ricordate o meno, però se vi ricordate, praticamente, guardate che meraviglia! Allora, lì si può giocare a scacchi, qui ci sono delle sedie, i design,
lì ci si può riposare. E comunque qui è tutto proprio dedicato all'attività ludica. È molto carina come cosa. E boh, è un'installazione. Quelle sono le installazioni. Guarda che meraviglia. No? Allora, al piano superiore ci dovrebbero essere le esibizioni di questi. Quindi adesso vediamo un attimino i corner. Non è bello questo posto? Ma dove ci porta la zia? Ditemi se non volete anche voi un bagno così. Cioè, io adesso voglio guadagnare non so quanti mila euro solo per potermi comprare un bagno così. Per la casa nuova, con lampadari così. Cioè, non sono stupende. Non sono stupende. Concedetevi un po' di volta. Adesso vediamo. Allora, in pratica con queste lenti ti danno anche la possibilità di guardare la trama e il dettaglio della trama della stoffa. Cioè, guardate che bella. E queste sono tutte ricoperte di stoffe che sono praticamente cangianti, guardate. A seconda di come rifrange la luce, non si può toccare viola. Cambiano colore, cambiano intensità, cambiano texture, cambiano anche disegno vero e proprio. È stupendo. Ma tipo un giorno sì, un giorno no? 4 giorni alla settimana su YouTube. E un giorno alla settimana... Festa del perdono, ma prima tappa a Clerici 5, dove fanno tutte le varie sfilate, eccetera, eccetera. Guarda che meraviglia sto giardino. Viola, guarda che bello. Tutte le robe di specchio. Ma se faccio un giardino tipo questo alla casa, guarda che meraviglia, madonna! Cioè, non è stupendo? Non ti interessa niente? Che caldo! Cioè, no, vabbè, guardate la meraviglia! Io adesso mi metto lì in mezzo e mi faccio fare una foto. E quella è l'entrata, profumatissima, che vorrei avere anch'io a casa mia. Raga, vi faccio vedere una cosa pazzesca. Io lo so che vi rompo sempre le scatole con questa storia del Duomo, ma non è stupendo? Cioè, avviciniamoci, è stupendo a dire poco. Stupendo, stupendo! Stupendarrimo! Ah, qui hanno installato una scala in vetro. Questa qui è la galleria dei Medici, se non sbaglio. Ah, no, dei mercanti, è la galleria dei mercanti. Bella. Allora, raga, io mi sono laureata qua. E ho passato parecchia parte della mia vita in questo, cioè proprio in questo cortile anche. Tra l'altro ho fatto l'università in pratica insieme a Mr. X. Ma non ci siamo mai conosciuti, avevamo le stesse compagnie, frequentavamo gli stessi identici amici, tant'è che appunto i nostri amici comuni sono venuti qua al nostro matrimonio, ma noi, io e lui, non ci siamo mai conosciuti. E questo è quanto. Quindi adesso andiamo da Amazon, che non so ancora dove sia, però insomma sono curiosa di vedere.
questa è una delle entrate, guardate che meraviglia questa installazione di libri fatti proprio all'arco. Ed eccoci qua, The Amaze Garden, ma in realtà, cioè, bisognerebbe vederlo dall'alto. A me hanno mandato le foto, per cui ho presente di com'è dall'alto. E volevo capire se si poteva andare su per poterlo appunto ammirare dall'alto, ma mi sa di no. Praticamente il labirinto è così, con tutte queste frecce qua e gli specchi. Ok? E queste frecce diventano sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, e sarebbe bello vederlo dall'alto. Però io ce l'ho le riprese dall'alto perché me le hanno mandate. Quindi ve le pubblico. E poi si trovano questi corner in cui ci sono tutte le varie cose che troviamo su Amazon con i vari QR code grazie ai quali possiamo direttamente prenderle. E anche lì durante il labirinto, nel bel mezzo, c'erano insomma tutte le varie cose, lì ci sono altri corner tipo quelli tecnologici. Andiamo da Paneco, che è praticamente un brand che ricicla i tessuti, cioè li prende, ve ne avevo già parlato una volta, praticamente riprende i tessuti, riprende i tessuti di scarto eccetera, li lavora, quindi li polverizza, li lavora e li ripropone in forma di mobili, per cui andremo a vedere un po' di cose carine. Siccome non so se dentro c'è musica o meno, ve l'ho spiegato prima. Entrata! Tutu! Wow! Allora, qui abbiamo chi me l'ha fatto? Cioè praticamente questo divano è fatto con tessuti riciclati, idem il tavolino, idem la poltrona. Ebbene raga, finalmente posso chiudere il vlog, domani pubblico, monterò tipo domani mattina perché già sono stanca fotonica, per cui pubblico poi domani sera, domenica come al solito. È stata veramente una bellissima settimana, piena zeppa di cose, e niente, vi faccio vedere le foto che ci hanno fatto nel metaverso, adesso qua dentro da Paneco, e adesso andiamo, non so, a bere o mangiare qualcosa, oppure andiamo direttamente a casa e beviamo e mangiamo qualcosa a casa? Non lo so. Vabbè, vedremo. Comunque, se questo vlog vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto. Mettete like. Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò qui su Eller Channel. Mettete like. Settimana prossima Pitti, per cui non mancate. Noi ci vediamo prestissimo. Vi mando il solito mega mega bacio. E tanto, ma tantissimo, amore. Ciao!